possiamo stringerci la mano per l'ultima volta. Si strinsero la mano col rancore e con la disperazione dell'amicizia antica e della nuova inimicizia, con tutto quello che si erano detto e con l'altro che non erano più in tempo a dirsi, con quella domanda del rimorso e dei perduti affetti che insiste a chiedere dentro l'anima: che hai fatto di te e di noi? Ecco qua. Quante volte l'ho visto partire senza dirmi dove andava, senza sapere se l'avrei visto tornare. E anche questa volta farà così, lo so. E so anche il perché. Antonia. E dove va? Io non so. No, se... non ti chiedo niente. So che tu sei al corrente di quel che vuol fare, ma non ti chiedo niente. Io... Non dirmi niente. La fortuna più grande di Michela è stata di aver incontrato una donna come te, Antonia. Ma stai tranquilla, io non ti lascio. Ci aiuteremo. Caffiero mi ha promesso un assegno mensile, ma io ne ho accettato soltanto la metà. E appena avremo trovato lavoro a Zurigo, rifiuterò anche quello. Che tristezza la fine di questa amicizia tra due uomini come Bakunin e Caffiero. E la fine della baronata, in questo modo. Se ne vanno via tutti, uno dopo l'altro. Se n'è andato 25. Parte Wilcock con Scevola. Parte Barbassù. Parte Domela. Ma tu stessa avevi previsto che tutto questo non sarebbe durato. Non bisogna voltarsi indietro, Antonia. Tuo marito è andato dal notaio e la baronata ora appartiene a Caffiero. È un capitolo chiuso. Sì. Oh, sì. Ma che ne sarà dei miei figli? Parigi. Brucia. Queste? Questo no, questo è Pietroburgo. Mm. Ah, lettere dalla Siberia. Brucia, brucia. Dresda, bruciare. Londra. Questo è Lione. Metti da parte, e anche tutto quello che riguarda l'Italia. Parigi, Dresda, Lione, Londra. Amici morti o perduti. Speranze fallite. Questo baule, Ross, è un archivio di disastri. Mi sembra che la mia vita ne esca come una nuvola di fumo che mi insegue e mi soffoca. Vedi, caro Ross, io ho sempre avuto l'amore del fantastico, delle imprese meravigliose, di cui nessuno può prevedere l'esito. È stato questo forse il mio principale errore. Ma se non avessi avuto questo, non sarei stato nulla. E chiudiamolo questo baule, basta! Non avresti nemmeno dovuto aprirlo. Consegnalo così a Caffiero e occupiamoci piuttosto dei nostri passaporti. Hai ragione, pensiamo alla nostra partenza. Ecco, qui dentro ci dovrebbero essere due passaporti del Regno Unito di Gran Bretagna. Uno è intestato al conte di Harper e l'altro al suo intendente George Milligan. Mi sembra che i connotati corrispondano abbastanza bene ai miei e ai tuoi. Armfeld. Chi è? Compagno Scevola. Entra, compagno. Amicizia. 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 Vengo a salutarti, Michele Bakunin. So che te ne vai. Me ne vado anch'io. Abbiamo sempre parlato poco, tu e io. Perché io non amo parlare. Penso, ma non parlo. Però prima che ci lasciamo,
Voglio che tu conosca il mio sistema filosofico. Se ne sono degno. Ah, lo sei. Io ti considero un pensatore, una fiaccola dell'umanità. Ascolta e dimmi se sei d'accordo. La vita è dolore, Michele, perché è dipendenza. La libertà è solo nella morte. Ma la morte ci fa paura, per nostra natura, perché così fa comodo ai preti e ai tiranni, che hanno inventato per dominarci una seconda vita. Il piacere e il dolore sono schiavitù. Quindi per liberarsi non basta morire. Bisogna non nascere. Abbasso l'esistente, Michele. E cioè? Ascoltami bene fino in fondo. L'unica vera rivoluzione sarà l'abolizione dell'esistenza. E avrà tre gradi. La guerra, la persuasione e la pace. Primo grado, distruggeremo la società. Secondo grado, comanderanno i casti. I lussuriosi avranno il permesso di copulare, ma non di generare. Puniremo con la morte un solo delitto, la nascita di un figlio. Terzo grado, la terra, cimitero di morti, non avrà più che tombe, tutte uguali, tutte con una sola scritta. Si è liberato. E le donne credi che lasceranno l'amore e la maternità per paura dei tuoi castigi? Le donne, esseri voluttuosi e indocili. Le chiuderemo in conventi laici e imporremo la cintura di castità. Ma la castità è un concetto cristiano. No, Cristo vuole salvare il mondo. Io voglio distruggerlo. Sono stato frate, io ho buttato la tonaca